Buongiorno a tutti, allora eccomi di nuovo qua, io vago per la casa perché sto cercando di sistemare un pochino. In realtà volevo fare questo video, poi come sempre sapete mi metto un attimo qua, che la mia vita da mamma è un po' complicata perché ci sono sempre imprevisti e voglio parlare proprio degli imprevisti oggi. Gli imprevisti miei sono il fatto che Andrea non sta bene già da, no, non una settimana, no, da giovedì scorso, quindi diciamo ho fatto tutto, mantengo sempre la parola con me stessa, è una cosa molto molto importante, mantenere la parola con noi stessi, con le cose che vogliamo fare e che sappiamo ci portano alla nostra miglior versione. Sapete quando voi fate una cosa e poi vi sentite in colpa? Tipo prima mi sono mangiata un piatto di pastina, cioè Andrea non lo voleva, l'ho mangiato io, pastina con le polpettine e, qualche pezzetto di patate. Era una cosa sana, l'ho fatto io, ho fatto tutto io, polpettine eccetera, però mi sono riempita la pancia e mi sentivo in colpa, perché? Perché sapevo che effettivamente forse avevo mangiato troppo il suo piatto più metà del mio, ok? E poi vabbè, è una sensazione che andrà a scemare perché vabbè, ora mi metto a fare i miei esercizi, però non so perché sono arrivata a sto discorso della pastina, forse perché me la sentivo qua in pancia. Comunque, come vedete c'è un sacco di luce e fa caldo, sembra che corte, qua in Sicilia fa ancora caldo, diciamo non è estate ma quasi. Tutto ciò però volevo parlare, ecco, appunto, avendo Andrea a casa faccio sempre le mie cose, tutto quello che so che mi può portare alla mia miglior versione, perché è oggi che ho l'opportunità di farlo. Domani, chi lo sa, non si può sapere. Ieri non l'ho fatto, oggi posso scalare un altro gradino. Cioè, o meglio, ieri l'ho fatto fino a oggi, ma oggi devo andare ancora più avanti. Ed è proprio così che dobbiamo vivere, cioè dobbiamo vivere come se ogni giorno possiamo vivere la giornata più bella della nostra vita. Perché dobbiamo aspettare? Perché dobbiamo rimandare? Ora, appunto, ho pensato, è la settimana scorsa alla fine che non faccio un video YouTube, ma perché? Cioè, 5 minuti, anche con Andrea stesso in casa, fa niente. Quante volte è venuto e li ho fatti con lui? Perché mi devo far tipo prendere, no, da tutti i film mentali, no, c'è lui, non ce la faccio, non sto facendo questo. Adesso lui è tranquillo di là, quindi ho detto 5 minuti, cioè non li tolgo a lui, no? Però li tolgo a me stessa, alla mia pace, perché continuo a ripetermi che, tra virgolette, sono indietro con YouTube, nel senso che non ho più portato avanti. Ma questo concetto si può applicare a tutta la nostra intera vita, no? Cioè, quando noi rimandiamo qualcosa fisicamente, e forse l'avevo già detto qualche giorno fa, però è proprio importante da capire, ma non lo rimandiamo mentalmente. Ed è proprio questo il concetto, è il non rimandarlo mentalmente che ci fa male, capito? Oppure viceversa, lo rimandiamo mentalmente, però fisicamente no, cioè può essere la stessa cosa. In tutto ciò, mi sono chiusa il dito nella portiera. Ora oggi un pochino meglio, anche se mi fa ancora male. Ieri ho fatto la radiografia, comunque non ho nulla di rotto, anche se ovviamente sono andata avanti a fare le mie cose come se non me lo fossi rotta, cioè non me lo sono rotta, però credetemi che è stato un dolore assurdo. E volevo parlare proprio di questi imprevisti, no? Io, tra virgolette, lui che sta male per me è un imprevisto, perché mi toglie quella che è la mia routine. Ma questo non ci deve distogliere, qualsiasi imprevisto tu hai, non ti deve distogliere dal portare a termine le cose, ripeto, che vuoi portare, le tue abitudini, ciò che ti porta alla tua miglior versione, perché solo così puoi andare avanti, solo così puoi sentirti ancora più forte, perché quello, quando tu porti a termine le cose che devi fare o che vuoi fare per arrivare alla tua miglior versione, che sono cose scomode perché non sono cose belle, allegre, ma devi mettere tanta disciplina e costanza, e riesci a portarle a termine anche quando appunto non hai voglia, anche quando soprattutto ci sono imprevisti, ragazzi, ti senti un'energia, ti senti una forza che in pochi hanno. Perché la maggior parte delle persone, il 99% delle persone,
Quando un imprevisto abbandona tutto il resto, ma è sbagliato. E io ero la prima a fare questa cosa qua. È sbagliatissimo, perché ti senti ancora peggio, ti senti una frustrazione dentro per non essere arrivata a portare a termine quello che volevi portare a termine. E ripeto, portare a termine le cose che sappiamo che ci faranno stare meglio in futuro. Cioè, non parlo di sistemare un gioco, chi se ne frega. Parlo di abitudini che ci portano alla nostra miglior versione. Cioè, tante volte io, a me piace leggere i miei libri di crescita personale, ma ragazzi, ci sono giorni, o mi piace svegliarmi presto, ma ci sono giorni che anche io vorrei rimanere a letto, anche io non vorrei leggere neanche una pagina del libro, ma lo faccio lo stesso. Quei giorni in cui non ho voglia di fare le cose, no, credetemi, questa è una frase potentissima, quei giorni, perché è la verità, che io non ho voglia di fare le cose o non ho voglia di fare niente, magari lo dico anche a mio marito o a qualche mia amica, no, oggi non ho voglia di fare niente, sono i giorni in cui puntualmente io faccio, non sto scherzando, il doppio del lavoro. Perché non mi concentro sul fatto che non voglio farli, ma non lo so cosa mi viene dentro, in realtà non so neanche dirvelo. Non mi concentro sul problema, ma mi concentro su quello che devo fare. Concentrandomi su quello che devo fare, dovrei utilizzare questa tecnica tutti i giorni. Su quello che voglio fare e che a mio modo voglio finire prima, no? Perché appunto non ho voglia. Alla fine mi ritrovo ad avere un'energia, perché tu più fai, più ti viene l'energia, e continuare a fare, e alla fin fine della giornata faccio il doppio di una giornata normale. Ed è forse proprio questo il concetto che dovremmo avere tutti. Ripeto, anche io, che tra virgolette, vedete, cioè alla fine non si finisce mai di fare crescita personale. Sarà, scusate, intanto controllo un attimo Andrea, non si finisce mai, perché qualsiasi situazione che fai, qualsiasi pensiero che hai può essere determinato, questo è un concetto fondamentale, da due cose: o da come hai sempre vissuto, quindi dai tuoi vecchi schemi, o se hai imparato ad analizzarli e a cambiare, da quelli nuovi. Ma durante le giornate, cioè io sono arrivata a 35 anni, toh, è da quando ne ho 25 e faccio crescita personale, ma non posso pensare che i miei primi 25 anni io li abbia cancellati totalmente. Ovviamente tutti abbiamo delle cose che facciamo in modo automatico. Non si può pensare che in un anno, in 10 anni, si possono abolire completamente tutti gli altri 25. Bisogna, cioè, puntualmente salterà fuori qualcosa, ed sarà quella cosa che ti farà aprire la mente per poter progredire. Questo anche, voglio spezzare una lancia in questo discorso per farvi capire che ogni qualvolta magari voi pensate in un determinato modo, ogni qualvolta vi sentite appunto male, non è fermandovi a pensare al problema che potete progredire, ma facendo azione, continuando e anche capendo che magari avete sbagliato tutta la vita, chi se ne frega, ma questo pensiero che avete avuto oggi vi è servito e dovete vederlo in modo positivo, ringraziare Dio, l'universo, quello che volete, per avervi aperto gli occhi in questo momento e per avervi dato una nuova prospettiva. Vi faccio un altro esempio riferito al mio dito, cioè se io avessi detto no, me lo sono rotto, e cosa che ripeto, ho pensato, cioè qualcosa magari ho, o sarà solo la botta, se il fatto che 5 giorni che ce l'ho e ancora è un salsicciotto. Però, a prescindere da questo, se io quel giorno non avessi fatto più niente, mi sarei concentrata sul problema, sul dito rotto, cioè i miei figli, non so, con chi. Chi doveva cambiarli, chi doveva fargli da mangiare, io stessa, cioè non so come sarei andata avanti in questi 3 giorni, facendo quella che ha il dito rotto quando non è, perché tante volte noi facciamo finta che abbiamo il dito rotto quando non è vero, non ce l'abbiamo, capite qual è il discorso? Però ci comportiamo come se avessimo il dito rotto, cioè io mi comportavo come se non avevo niente, come se non avevo neanche il dolore e la botta. Ho fatto esattamente tutte le stesse cose, capite qual è il discorso? Qual è avere una mentalità sempre positiva, positiva o propositiva, cioè comunque volta al miglioramento, ecco, mettiamola così,
E una mentalità invece che si lamenta sempre, che quella che si lamenta sempre continuerà a farlo, a meno che appunto non vuole cambiare, e continuerà a vedere il dito rotto anche quando magari non lo è, comportarsi come se sa già che è rotto, e quella invece propositiva si comporterà sempre come se questo non fosse rotto, come se non avesse la botta, come se non avesse la ferita, come se fosse, non fosse successo nulla. E niente, vabbè, la finisco qua. Forse sarà un video sconclusionato questo, non lo so. Sono passata di palo in frasca, come si dice, non lo so. Però mi andava di parlare un po' con voi. Comunque sono, penso, sempre argomenti interessanti. Non so se arrivo a tutti, fatemi sapere, nel senso che io molte volte, vedete, cioè io parto, apro la telecamera, sono completamente in flow state, cioè inizio a parlare a volontà perché questi argomenti, uno, li sento miei, due li sento miei perché ci sono passata in primis io, li ho superati in primis io questi momenti, e tre perché mi piace la crescita personale, mi piace poter aiutare le persone, cioè mi vengono in modo naturale, inizio a parlare e non la finisco più. E niente, però fatemi sapere se così vi sbloccano una riflessione, insomma, sapete, ecco, ora vi dico una cosa che mi fa molto piacere. A proposito di oggi, che pensavo al video YouTube, pensavo no, però cioè, Andrea, appunto, non posso farlo, posso parlare con 10 minuti. Mi è arrivato, cioè, sembra un segno del destino, io ci credo, più che del destino, credo nell'universo, in Dio. Un segno dell'universo, mi è arrivata la notifica di un commento di un mio video di YouTube e ho detto vabbè, questo è il segnale che devo registrare il video YouTube. Vuoi o non vuoi, non devo mettermi scuse, perché noi in qualsiasi cosa che rimandiamo, le rimandiamo perché mettiamo scuse e non perché vogliamo rimandarle, cioè non perché quelle scuse siano vere. Ma perché sono scuse che ci autodiciamo per essere tranquilli con la nostra coscienza e dire sì, posso rimandarlo benissimo, quando sappiamo benissimo che la nostra coscienza non mente. Più che altro è la mente che può mentire. E niente, un grosso bacio a tutti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!